Grazie. Il tema è il profilo dell'esperienza di Giovanni Ponzio che mi è stato assegnato e come è stato ricordato ora dal Presidente, riguarda l'assertore dei diritti umani, promotore della giustizia penale internazionale. È un tema che porta con sé come elementi significativi, come espressione, un numero di dopo di pubblicazioni, di interventi di Giovanni Ponzio, tuttavia intanto molto importanti nella materia specifica, ma anche tali da in qualche modo innervare tutta la sua produzione scientifica, attività anche di governo e certamente quella di avvocato, cioè è un filone sottostante alla sua impostazione, le sue tre per dire, perché ci sono dei segnali in questo senso della sua passione. Ma prima di entrare nel tema che mi è stato assegnato, vorrei riprendere alcune cose che sono state dette da Mario Chiavari e da Gilberto Rossi prima a proposito di Conso insegnante. E devo farlo per gratitudine, non ho nulla da aggiungere a quello che loro hanno già detto, ma gratitudine, perché sono stato studente in quegli anni, procedura penale, l'ho seguita alle sue lezioni, ai suoi seminari. Ora, la sua passione per la materia e anche per il rapporto con lo studente, la sua capacità didattica straordinaria, la sua disponibilità verso lo studente, il rigore che ci insegnava con l'esempio, anche un po' sorridendo, no? State ricordate le sue minuzie nel correggerci testi o cose, era un aspetto di insegnamento a lavorare seriamente. A lavorare innanzitutto, a lavorare seriamente. Ora, quel modo di fare, di rapportarsi con noi, affascinava gli studenti. E insieme all'insegnamento che ci impartiva Marcello Gallo, sul versante del penale sostanziale, è stato uno dei motivi che per molti di noi ha fatto preferire la disciplina penalistica rispetto ad altri che pure avrebbero meritato la stessa attenzione. E credo che questo tratto della personalità di Giovanni Conso, almeno per tornando indietro ormai di 50 anni nella mia memoria, sia un tratto sovrastante tutti gli altri, perché dà conto di una umanità e professionalità insieme straordinaria. E vengo al tema invece del mio intervento. La Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è del 1950, ratificata nel 1955, comincia a vivere in Europa e quindi anche per l'Italia, concretamente negli anni 60, con l'istituzione della Corte. Ebbene, fin da subito Giovanni Conso sente l'importanza della novità. Novità nel contenuto, ma soprattutto novità nella diversità di origine, la posizione internazionale, preferisco dire europea, dello strumento normativo, della giurisprudenza che cominciava a manifestarsi. Una sensibilità e una lungimiranza, molte cose che ha visto allora sono ancora attive e foriere di conseguenze anche oggi, sensibilità per una novità che dimostrava fin da subito una certa disattenzione, per la verità, all'inizio, dimostrava di essere un nodo importante, difficile, ma ineludibile, del modo di essere dell'ordinamento nazionale italiano nel quadro europeo di cui l'Italia era parte e parte. Più tardi è venuto l'interesse, ma non perché fosse disattento prima, ma perché lo sviluppo della politica internazionale in materia di diritti umani ha avuto i suoi tempi. Più tardi venne l'interesse per la giustizia penale internazionale, vedremo, già stato ricordato peraltro, ma vedremo in che termini. In materia di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali della Convenzione europea, soltanto, dicevo, negli anni 60, la seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, c'era cominciato a manifestarsi una attenzione della dottrina, più tardi quella della giurisprudenza,
per una serie di ragioni che forse meriterebbero di essere indagate, una certa disattenzione in rapporto a quella che invece giustamente si dava alla Costituzione, l'interpretazione adeguatrice, e tutto il lavoro teorico e pratico dei giudici in questa materia. C'erano già degli interventi nella materia, Andrioli, Carulli, Amodio, Pisani, ma i primi interventi argomentati e, diciamo, non di carattere puramente declamatorio, se posso dire così, ma molto specifici sulle norme, sono quelli di Giovanni Conso, che affrontava il tema della natura della fonte europea da cui questi obblighi dello Stato italiano nascevano, ma li vedeva e li vedeva nei suoi effetti immediati sulle norme del codice di procedura penale, non dimenticando aspetti del diritto penale sostanziale. E non è senza significato che la prima monografia in materia di rapporto tra la Convenzione Europea dei Diritti Umani e la materia penalistica, processuale penalistica in Italia è quella di Mario Chiavari, che è del 1969, ma la provvisoria del 66, se non sbaglio. E quindi è tra i primissimi esiti di un iniziale interesse della dottrina, evidentemente indotta dai tuoi maestri, Mario. Il lavoro è tuo, ma insomma la scuola era quella di Giovanni Conso. E Giovanni Conso al congresso giuridico internazionale dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici a Roma nel 68, con una relazione che ha ricordato Gilberto Lozzi prima, aveva preso posizione in modo molto netto, direi con quel tipo di cura per i profili politici delle riforme della materia che studiava, in modo estremamente netto nel 65, reagiva negativamente rispetto alla posizione che il governo italiano qualche tempo prima aveva preso ufficialmente. Il governo italiano sosteneva, in un rapporto, nella risposta a una richiesta, una serie di quesiti posti dal Consiglio d'Europa, il governo sosteneva che l'ordinamento giuridico italiano, sia nelle sue disposizioni costituzionali, sia nella sua legislazione ordinaria, realizza tutti i principi e le regole contenute nella Convenzione dei diritti dell'uomo. Allora, non fosse che un documento ufficiale presentato dal governo, ci sarebbe da reagire sorridendo. Giovanni Conso prendeva sul serio questa risposta del governo per dire che è estremamente pericoloso, totalmente non condivisibile, l'atteggiamento preso dal governo. Invece di minimizzare gli scarti esistenti, occorreva evitarli a chiare lettere, evitando immobilismi pericolosi. Era un ammonimento valido allora e valido oggi, per la verità. In precedenza ancora, in un convegno qui a Torino del dicembre del 67, che è sulla rivista di diritto processuale, col titolo I diritti dell'uomo nel processo penale, di nuovo Conso segnalava l'infondatezza delle affermazioni, delle convinzioni allora imperanti in sede politica e in giurisprudenza, Corte di Cassazione, continuava a ripetere che non c'erano problemi, secondo le quali l'ordinamento italiano era conforme alle esigenze proprie degli ordinamenti europei e internazionali in materia. Accanto alla Convenzione europea era entrato in vigore il Patto internazionale dei diritti civili e politici, che riprendeva temi comuni. Interessante che Conso, reagendo a uno scritto di Amodio, segnalava che era pericoloso cercare di sviluppare il peso, quindi favorire l'introduzione nell'ordinamento italiano il più possibile della Convenzione Europea dei Diritti Umani, attraverso la sottolineatura della natura di legge ordinaria, legge, della legge di ratifica della Convenzione, con la conseguenza di un effetto abrogativo da parte della Convenzione Europea di tutto
tutto, tutto quello che era in conflitto della legislazione precedente, probabilmente tutto il codice d'Europa. Diceva Comso, non è questa la strada, ancora oggi i temi che sono in discussione, ma non è questa la strada perché l'argomento è reversibile. Se legge ordinaria che abroga il precedente può essere abrogata da legge ordinaria successiva. E allora nello stesso scritto Comso sottolineava la necessità di una riforma profonda del processo penale per porre i valori che sottostanno alle norme della Convenzione europea sul piedistallo proprio di valore di fondo da cui il legislatore ordinario non si potrà discostare in avvenire. E in quel suo scritto, oltre a questa presa di posizione di carattere generale, di politica del diritto, c'era poi un'analisi molto particolareggiata di singoli aspetti di conflitto tra l'ordinamento vigente e le esigenze della Convenzione. E segnalava l'esigenza di riscrivere complessivamente, organicamente, il codice processuale e anche in certe materie di penale sostanziale. In particolare, in quello scritto, Comso, diciamo, aveva facile gioco nel cogliere alcuni aspetti del codice penale militare di guerra, ma si occupava anche di misure di prevenzione personali, che è un tema che tuttora c'è rischio o c'è la speranza che prima o poi vengano dalla Corte europea delle indicazioni sorprendenti in questa materia rispetto al sistema italiano, tema che è di rinnovata attualità, ma già veniva preso in esame come punto caldo, punto carico di problematicità. E altri temi che affrontava riguardavano i temi della libertà personale. La soluzione poi, che già Giovanni Comso indicava, quella di attribuire alla Convenzione europea un ruolo, un peso, uno status nel sistema normativo nazionale, nonostante che si tratti di legge direttiva ordinaria, verrà ripreso poi la legge delega sul codice di procedura penale, quando, mettendo la conformità agli strumenti internazionali in questa materia, la Convenzione in particolare, come punto criterio di delega, ne ha fatto la posta in un luogo nella gerarchia delle fonti particolari, tanto che la difformità dei profili del nuovo codice rispetto alla Convenzione può essere oggetto di eccezione di costituzionalità sotto il profilo dell'eccesso di delega. Oggi lo strumento sarà più facilmente ricorso all'articolo 117 della Costituzione, ma già allora quella via facile, direi, permetterei di dire grossolana, per cui le leggi che si susseguono e si abrogano in serie, ecco, quella via che Comso aveva bloccato, segnalando l'estrema pericolosità, appunto è stata abbandonata con altro ricorso per altri strumenti. E vengo a menzionare l'altro aspetto del titolo del mio intervento, quello del penale internazionale, che è un fenomeno relativamente recente e non particolarmente felice nei suoi momenti applicativi fino ad ora. Ma il professor Comso, come è stato già ricordato da Gilberto Rossi, è stato nominato e ha presieduto la conferenza diplomatica di Roma per la definizione e l'approvazione dello statuto della Corte Penale Permanente Internazionale, il nome che è stato approvato nel 98. Era una conferenza estremamente difficile. Spesso le conferenze internazionali che sono convocate per approvare i testi sono già pronti prima, sono tutti d'accordo, è una cerimonia. Non è stato il caso di quella conferenza. Fino all'ultimo, per l'opposizione di grandi paesi, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, fino all'ultimo c'è stato il rischio del fallimento di quella conferenza. E si può immaginare che il Presidente abbia avuto un ruolo importante nella gestione del rischio del fallimento. Si può immaginare nel mondo che era convenuto a Roma per approvare quello statuto, quale sarebbe stato l'effetto disastroso, insomma, di un fallimento che avrebbe certificato l'impossibilità di arrivare
a questa Corte Penale Internazionale, la cui utilità, la cui possibilità di vivere è tuttora controversa, ma che una volta imboccata da quella strada, l'ipotesi che si concludesse che non si faceva sarebbe stato drammatico. La Corte che ha cominciato a lavorare nel 2003, competenze in materia di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Quello la sua, il suo ruolo è stato fondamentale per la posizione che rivestiva, ma non gli ha impedito fin dall'inizio, o subito dopo, di segnalare i limiti operativi, le difficoltà che la Corte, che pure aveva contribuito probabilmente a costituire, trovava. C'è una critica molto forte agli Stati Uniti che, accanto alla non ratifica del trattato, hanno poi immediatamente messo in opera una serie di accordi bilaterali con gli Stati per garantire che Stati che avevano ratificato il trattato non consegnassero mai i cittadini americani alla Corte in caso di procedimenti contro di loro. E questo viene denunziato subito dal Congresso, probabilmente non perfettamente in linea con l'atteggiamento governativo, ma d'altra parte era ed è tuttora uno dei punti di debolezza del sistema. E Conso, Giovanni Conso, nella sua presentazione ha scritto una presentazione importante di un lavoro collettaneo che dà conto dei lavori preparatori del contenuto del trattato. Lì denuncia le mancate ratifiche, ho già citato maggiori paesi che non hanno ratificato, e si guarda il globo e si tolgono che i grandi paesi non ratificanti, si vede la limitatezza del sistema. Accanto a questo impegno istituzionale di alto livello, autorevolissimo, prestigioso per lui stesso e per l'Italia, voglio menzionare, perché secondo me fa parte, è un tratto della personalità di studioso e operatore del diritto di Giovanni Conso, un lavoro modesto, ha curato una raccolta di testi in materia di testi internazionali in materia di diritti umani, un codice che non c'era e che per rendere praticamente utile, praticamente vive, far vivere praticamente queste idee, questa passione, questo corpo di diritto era indispensabile perché i magistrati non avessero accesso, perché gli avvocati lo conoscessero. Ebbene, questo codice dei diritti umani che è del 2001 porta una sua prefazione, e la prefazione descrive un po' la situazione, ma soprattutto, e questo che vorrei, mi avvio alla conclusione, vorrei sottolineare, dice: per far vivere questa giustizia internazionale, per far vivere i diritti umani, sono necessarie una serie di codici, ci vogliono i giudici, ci vogliono le leggi, ma c'è bisogno di cultura. Cultura dei diritti umani, e la creazione della cultura dei diritti umani è compito dell'università, della scuola, corso, insegnante, la cultura. E allora, qui chiudo richiamando già stato detto, Conso, professore emerito a Torino, con la carriera all'università, tutti i posti di maggior prestigio erano stati suoi, prende l'incarico di insegnamento e di tutela dei diritti internazionali, dei diritti umani a livello internazionale a Urbino, e adesso chiaramente ci ha ricordato anche la UNSA di Roma. E fino al 2003 svolge questo compito, se si vuole minore, ma fondamentale nella sua visione. Si fa il trattato internazionale, si fa il manualetto, raccolta di testi, e poi si insegna. Ecco, questo è stato Giovanni Conso.